destro. Questo è il momento clou della finale playoff. Mancano 19 secondi al suono finale della sirena e Acireale è avanti di 2 punti con l'ultimo possesso in favore degli adraniti. Pennisi avanza, scarica per Leanza che serve Watley, bomba da 3 a 1 secondo dalla fine e delitto perfetto. Orgasmo sportivo allo stato puro, delirio incontrollato sulla tribuna che ospita i 400 encomiabili tifosi giunti da Adrano. È il tiro che porta gli adraniti in Serie C. Coach Morelli scarica tutta la tensione accumulata con un'esultanza incontrollata. Adrano aveva perso 2 finali consecutive, non poteva perdere anche questa. Insomma, questione di karma. Al Palavolcan è spettacolo, il match è un thriller che farebbe appassionare persino Dario Argento. Watley è stato l'assassino perfetto. Acireale pugnalato senza pietà al cuore nel momento in cui pregustava la festa. Tutto torna anche e soprattutto nello sport. L'anno scorso il tiro disperato di Lofaro ad Alcamo a 1 secondo dalla fine finì sul ferro. Ad Alcamo l'episodio che condannò gli adraniti alla sconfitta arrivò a 19 secondi dalla fine e ad Acireale a 19 secondi dalla fine è partita l'azione vincente. Gara da 1001 notte, quella in Terracese ad altissimo tasso emotivo con Adrano che ha sempre rincorso prima di vincerla sul gong. 18 a 16 al primo suono della sirena e la parziale, gli acesi difendono con intensità ma commettono qualche fallo di troppo. In bonus ci va prima Cireale ma dalla lunetta Adrano ha avuto percentuali bassissime. Il momento peggiore per Adrano a metà del secondo quarto con Cireale che si porta sul più 14. Qui Adrano fa vedere che squadra è piazzando un break di 2 a 18, devastando da tutte le parti gli argini traballanti degli acesi con 2 canestri di Ricceri, 9 punti di Ennis e 5 di Pennisi. 42 a 44 alla pausa lunga e nel terzo quarto Cireale si riprende il vantaggio di 3 punti. 61-58 e via con l'ultimo decisivo quarto, con il copione finale tutto da riscrivere. Acireale prova a scappare, lo fa arrivando sullo più 6, Adrano resta in scia con una bomba di Russo e i canestri di Leanza, Ennis e Grasso. Ad un certo punto il tabellone, andato in tilt più volte, dice 70-69. Pane Bianco con una tripla scrive il più 4, un libero di Leanza e una tripla di Pennisi portano in parità il match. Capovolgimento e Gulisano spara dal perimetro per il 76-73. Si gioca ad un'intensità pazzesca. Pane Bianco e Gulisano sono glaciali dalla lunetta. Dario Bascetta pure. A 43 secondi dalla fine il punteggio vede Acireale avanti di 4, ma l'indemoniato Pennisi con un canestro dall'angolo porta Adrano a meno 2. Penultimo possesso di Acireale che però non riesce a concludere, restano da giocare 19 secondi e la palla infuocata è nelle mani di Adrano. Pennisi accelera, scarica per Leanza che pensa alla conclusione ma si ritrova addosso Patanè e Budris, virata per Watney che spara il tiro della vita, una tabellata che va dentro per il sorpasso finale. Gara finita? No, il tabellone si inceppa e resta 1 secondo da giocare. Rimessa lunga di Patanè, ma Budris non riesce a mettere dentro il canestro del controsorpasso. Finisce così 80-81. Apoteosi Adrano, delirio sugli spalti. Festa iniziata al Palavolcan e continuata sotto il Castello Normanno ad Adrano. La direzione di gara del duo arbitrale Savo Cafferraro è stata veramente impeccabile. Adrano è in C Silver. La festa è appena iniziata. Presidente, una soddisfazione immensa anche perché questa promozione arriva dopo quasi 20 anni che Adrano non vinceva un campionato nella pallacanestro. Sì, dopo 20 anni siamo riusciti a conquistare sul campo la Serie C, per cui per tutti noi è una grande soddisfazione, per tutta la vecchia dirigenza e soprattutto per noi che in questi ultimi anni abbiamo creduto in questo progetto partendo dai più piccoli fino alla prima squadra.
Ecco, la domanda è d'obbligo per quanto riguarda, ecco, la struttura che dovrà ospitare il prossimo anno il campionato, perché la tensostruttura, diciamo, non è idonea ad ospitare partite di basket a questi livelli. Sì, la tensostruttura non è idonea perché prevede che il campo ci sia il parquet. Io spero che in questi mesi si possa fare degli adeguamenti o comunque ci possano essere delle soluzioni per poter portare questa squadra a giocare in un campo che merita, perché la Sicilia ci guarda e non solo la Sicilia, e quindi quando ospitiamo anche altri paesi dobbiamo essere orgogliosi di poterli ospitare bene. La possibilità potrebbe essere nella tensostruttura, a Monterosso. Potrebbe essere una soluzione quella, voglio dire, poi diciamo, l'amministrazione si occuperà di questo qua. Noi speriamo solamente di poter giocare e non solo poter giocare, di poter fare stare i nostri tanti tanti tifosi comodi per poter assistere in maniera adeguata una partita, perché come tu ben sai e come la città sa, abbiamo un seguito molto numeroso di pubblico. Pensa che ieri eravamo più di 400 ad Acireale a assistere a questa partita, quindi penso un po'. Andiamo a alcuni dei protagonisti. Ecco, per quanto riguarda la partita di ieri, ecco, vincere una partita di basket, come è stata vinta ieri, l'ultimo secondo dà un'emozione indescrivibile, vero? Soprattutto per voi in campo. Sì, in realtà da subito non si ci crede a quello che è successo, poi l'abbiamo metabolizzato dopo, anche perché siamo stati tutta la partita a rincorrerli, quindi è ancora più bello vincere così. Bravi loro perché comunque hanno fatto una partita al di sopra delle loro potenzialità. Per quanto riguarda te personalmente, cosa ti senti di dire soprattutto ai tantissimi tifosi che vi hanno sostenuto quest'anno? Io veramente, come li ho sempre ringraziati, li ringrazio tuttora, perché senza di loro la grinta che abbiamo e che abbiamo sempre avuto, di sicuro non ce l'avremmo mai avuta. E questo ne sono certo. Poi sono fenomenali, sono spettacolari, perché anche ieri sera, non solo durante, alla fine partita, diciamo, abbiamo festeggiato l'Acireale, ma ci hanno aspettato sotto il castello, abbiamo condotto i festeggiamenti qua ad Adrano per la nostra città, quindi una felicità immensa.